mi permetto di dire di un fatto che non ha, diciamo, non la ritengo necessaria la partecipazione al dibattito del dirigente. Evidente che però a noi tocca in questa sede esprimere, e questo magari sarebbe più opportuno, delle valutazioni di merito, insomma. Intanto registrare, e questo penso che sia quasi pleonastico, che la maggioranza alla quale fa appello il senatore è una maggioranza che non c'è nei numeri, a meno che non si contano i soggetti che all'occasione portano il proprio consenso. È evidente che se questo per altri atti diventa solo una discussione di partito, di politica, in questo atto diventa anche un problema di sostanza, perché su questo atto noi dovremo indirizzare l'operato del settore rispetto all'assetto del territorio. Quindi non sfuggirà a nessuno, perché meno sfugge all'assessore proponente, la opportunità per il momento che questo non diventi un atto di una parte variabile dell'altro. E anche questo non sfugge al senatore, essendo neanche un poco il grande mentore di questa maggioranza variabile, insomma, e assume noi le responsabilità. Sarebbe opportuno che questo atto passasse con una intesa tra tutte le forze politiche, quindi non con una maggioranza, per essere chiaro. Questo sarebbe un corso naturale delle cose se non ci fosse un anno di amministrazione precedente. È necessario, e ricordo la mia memoria e quella di altri amici, che circa un anno fa, appena insediato, l'allora assessore Gianfranco Gagliardi, molto meno pregnante del senatore Casillo, ovviamente, portava un altro atto di portata storica, che era il buco. Lo ricorderà anche la opposizione, non so come definire, il gruppo consigliare di Roma. Un altro atto che ci fu presentato come un atto di portata storica. Bisognava approvarlo perché era, come dire, la fine di tutti i mali, l'inizio di una nuova stagione, insomma. E da questi banchi, quelli che sono ormai per me il quarto bugiardo, insomma, in testa sempre Nicola Renza, per mantenere fede al manifesto, sostenevano che in realtà quello non poteva essere considerato un atto di portata storica, perché è un atto che probabilmente non avrebbe raggiunto lo scopo. Così è stato, ancora una volta i bugiardi avevano ragione, ma in più c'è stato l'utilizzo di una legge nazionale, che è quella del piano casa, in questo anno, che ha, come dire, a nostro avviso, concorso a violentare ancora di più questo territorio, senza, diciamo, raggiungere quegli obiettivi che sono tutti contenuti e tra l'altro in buona parte condivisibili all'interno di questi atti di indirizzo, partendo da una considerazione
quindi è stata la